Di estrema attualità il seminario formativo dal titolo Il femminicidio in Italia, prevenzione e protezione delle donne vittime di violenza. Ospitato nel Centro d'Eccellenza di Corigliano, l'evento è stato organizzato dalle associazioni Mondiversi, Mondidonna, Cooperativa Sinergie e Regione Calabria. Ogni giorno assistiamo appunto a cronache in cui ci sono episodi in cui le donne vengono appunto maltrattate o uccise oppure vittime di violenza sessuale. Per cui è un tema su cui bisogna continuare a lavorare, porre l'attenzione e approfondire sempre di più ciò che sta dietro questi fenomeni, che ci accorgiamo sempre di più essere un elemento di carattere culturale. Cioè è solo, o almeno alla base di questi atti, c'è una concezione culturale che considera il rapporto con la donna in modo diseguale, non paritario. Quindi un contesto non di rispetto e di reciprocità, ma in cui si pensa che l'uomo possa svolgere un ruolo, avere un ruolo di sopraffazione e di dominio. Un fenomeno che è trasversale sia, diciamo così, dal punto di vista geografico, dal punto di vista anche di istruzione, colpisce tutte le famiglie in maniera e tutte le città in maniera indistinta, per cui non se ne parla mai abbastanza e non ci si forma mai abbastanza su questo tema per quelli che sono gli operatori chiamati in prima fila a rispondere a questa emergenza. L'Ordine delle Assistenti Sociali della Calabria, ma l'Ordine Nazionale, è presente in tutti i tavoli tematici sulla questione della violenza di genere, il femminicidio. Ha anche firmato una convenzione con l'associazione Dire, Donne in Rete contro il Femminicidio, che proprio per questo forma gli assistenti sociali a livello nazionale sulla problematica. Sensibilizzare l'opinione pubblica di questa piaga sociale. È necessario la sensibilizzazione per creare magari i presupposti per poter creare una cultura sul genere diverso, quindi estirpare la violenza di genere e inculcare il seme della libertà, del rispetto e della parità. È una piccola voce sicuramente di un male immenso. Le vittime silenti sono quelle vittime, i minori, appunto da azioni di violenza sulle donne, che meritano una particolare tutela. E infatti ho voluto presentare una mozione che praticamente prevede impegna il presidente della giunta regionale e l'intera giunta regionale attraverso l'istituzione di un fondo di solidarietà dedicato appunto ai minori vittime delle violenze sulle donne. Tra gli argomenti la riforma Cartabia e le novità in materia di tutela delle vittime di violenza di genere. La riforma Cartabia è una rivoluzione, a mio parere, da un punto di vista processual civilistico, perché prevede per la narrazione di fatti all'interno anche di atti come possono essere i ricorsi di separazione, i ricorsi di modifica rispetto all'affidamento, alle condizioni di separazione o addirittura direttamente i ricorsi della disciplina di affidamento di minori o fra conviventi mori uxorio, possono esserci dei segnali che il giudice civile attraverso il dettaglio degli accadimenti episodici anche all'interno di un atto civile e dà questa riforma ampi poteri allo stesso giudice civile senza attendere quello penale. Il protocollo viola e le linee di intervento. Cosa fare nelle situazioni di emergenza? Quindi quali attori intervengono e cosa fare nel momento in cui una donna vittima di violenza chiede protezione? E chiede protezione quando sa di essere in pericolo di vita, quando ha paura per la propria incolumità fisica e quella dei propri figli. Interveniamo noi come Centro Antiviolenza Fabiana, come Casa Rifugio Mondiversi e Libere Donne, intervengono le forze dell'ordine, gli ospedali che possono trattenere la donna 36-72 ore nel momento, anche indipendentemente dalla sua situazione sanitaria. L'esperienza dei PRINS, pronto intervento sociale. Comune capoambito di tutti gli altri comuni facenti parte dell'ambito territoriale. La cooperativa sociale Sinergie, unitamente ad un'altra cooperativa che è la Solidale, da agosto sta gestendo un servizio
promosso dal comune di Corigliano Rossano, comune capoambito, che è proprio il pronto intervento sociale. È un servizio che si rivolge a tutte quelle situazioni di urgenza e di emergenza. È un servizio che è gestito da un'equipe multiprofessionale, è attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, garantendo ovviamente anche la reperibilità notturna. Parliamo di femminicidio e di buone prassi. Questo progetto prevede un intervento immediato, sburocratizzare, ecco, dare risposta immediata, sintetica, pronta, e contemporaneamente portarlo alla chiusura, affidarlo allo step successivo. Questo progetto, che è pratico, che diventa un progetto importante, si va ad intersecare in quella che è la problematica del femminicidio, cioè come praticamente le varie progettazioni, la rete sociale deve rispondere ai fabbisogni del territorio. La formazione è fondamentale perché negli anni anche le università hanno trascurato di approfondire questo tema. I laureati nelle scienze umane, ma anche in giurisprudenza, in medicina, anche oggi quasi non toccano nemmeno questo tema, cosa che invece dovrebbero fare, dovrebbero inserire nei loro programmi approfondimento proprio sul tema della violenza di genere. Quindi in mancanza di questo significa che la società civile, le associazioni, gli enti pubblici devono farsi carico di sviluppare percorsi di formazione sia per gli operatori le operatrici che già operano negli enti, ma anche per i neolaureati e le neolaureate che si avviano alla professione.